Ragazzi, buongiorno. Mangiamo la pasta con ragù e facciamo un mukbang. Mukbang. Me l'hanno richiesto in tanti, i video mukbang li richiedono in tanti, io li faccio. Io adoro, adoro questa pasta, fusilli e ragù. Mamma mia. Che godore. Che libidine, come direbbe Jerry Calà. Buonissimo, buonissimo. Non so se questo mukbang pasta al ragù l'ho già fatto, l'ho già caricato. Non credo. Volevo cambiarmi la maglia, ma questa è talmente comoda che non la cambierei mai. Me la terrei in eterno. C'è un po' di sole oggi, stamattina c'erano dei nuvoloni alle 5, alle 6, alle 7 del mattino. Adesso è giusto mezzogiorno. E io ho una fame che non ci vedo più. Di solito mi sveglio presto al mattino, alle 11 già mangio. Ma oggi mi sono messa a fare un po' di cose. Il tempo è passato e adesso mangio a mezzogiorno. Tanto è l'ora giusta per mangiare a mezzogiorno. Bisognerebbe mangiare con calma, masticare 500 volte per digerire bene. Ecco le campane, l'ho detto. Io mangio veloce perché ho una fame, come si dice, che vedo Vismara. Forse era una pubblicità. Mi è rimasta la forchetta in mano. Le scatole che vedete sono da tarare i legni, che non so quando riesco a dargliele. Le devo inviare ai legni. Che ha fatto il compleanno pochi giorni fa. Auguri legno. Tanti auguri i legni. C'è il sole, ma c'è l'aria. Siamo già d'autunno, meno male. Adoro l'autunno, l'inverno, non vedo l'ora di mettere le sciarpe. Già se esco domani, una sciarpa me la metto sicuro. Vorrei tanto la giacca di pelle, quella che mi aveva regalato mia madre rossa. Di prima donna, forse. L'ho messa poche volte, poi si è rovinata, si è rotta la cerniera. Si è strappata anche qua davanti dove c'era la cerniera, appunto di fianco alla cerniera sotto il colletto si era tutta strappata, si era rotta e non potevo più aggiustarla, l'ho dovuta buttare via, ma era bellissima quella giacca di pelle, chi mi segue dall'inizio lo sa di cosa parlo, rossa poi era stupenda, con la cerniera un po' da motociclista, bellissima, corta abbastanza perché non era di quelle lunghe. A me piace corta, a Memino si dice, ma a me piaceva corta. Spero vi piaccia questo video. Non mi lamento. Questa pasta mi piace. Il ragù l'ho fatto io. Con la carne di Lins. Macinata ovviamente. Del Lins. È un po' grassa. La pasta, sì, buonanotte. La carne del Lin è un po' grassa. Se la comprate anche voi, lo sapete. Però è buona. Con il sugo di pomodoro, il ragù è una cosa facile da fare. Se lo faccio io, lo potete fare anche voi. Se ho imparato io a farlo, lo imparano tutti. Perché io, come dico a tutti, non faccio ricette difficili. Quindi, se lo faccio io, vuol dire che è facile. Io non faccio ricette complicate, assolutamente. Già fare ricette facili mi trovo in difficoltà più delle volte.
Devo imparare ancora un sacco di cose in cucina e non solo in cucina, soprattutto in generale. Siamo qua per imparare. Nessuno nasce imparato, come si dice. Quindi io ho voglia di imparare. Voi, qual è il vostro tipo di pasta preferito? Qual è il vostro sugo preferito? Ho visto Antonella Pink Whispering ASMR che ha fatto vedere ieri sera, mi sembra. Comunque oggi è sabato, ma lo caricherò lunedì o martedì prossimo, quindi vabbè, sabato, venerdì scorso, diciamo. Ho visto Antonella che faceva vedere il video pasta alla norma, mukbang pasta alla norma con le melanzane. Ma a me le melanzane non piacciono, le compro poche volte, quasi solo se sono obbligata, tra virgolette, perché fanno sicuramente bene le melanzane, però non mi piacciono, spegni la TV, non mi piacciono le melanzane e quindi le compro pochissime volte e la pasta alla norma non la faccio mai praticamente perché per questo fatto delle melanzane che non le compro, non mi piacciono proprio come gusto, non mi piacciono. Poi vabbè, ci sono un sacco di ricette di pasta, di sughi da fare per la pasta, anche senza melanzane. E io li faccio quasi tutti. Peperoni e noci, sugo, pesto di rucola, pesto di basilico, alla genovese, pesto rosso con i pomodorini secchi, pomodori secchi, con i pinoli, le olive, i capperi, le acciughe, le alici, sì, le acciughe, forse le acciughe, non le alici. Ci sono un sacco di sughi per la pasta. Appunto il ragù, che lo sanno far tutti sicuramente. E ragù di salsiccia, fatto in casa, l'ho già fatto un sacco di volte. E che sughi ci sono? La matriciana, pancetta e sugo di pomodoro, l'ho già fatto come video forse anche. Il pesto di zucchine, il sugo di noci può essere ovviamente un sugo per la pasta, sugo di noci. Il pesto di rucola non tutti lo fanno e forse su YouTube ce ne sono pochi di video di persone che fanno il pesto di rucola. Io l'ho fatto già vedere il pesto di rucola come lo faccio io. Anche il pesto di zucchine, la crema di zucchine l'ho già fatto il video di come lo faccio io. Ho fatto anche la carbonara di zucchine con le uova e le zucchine invece che la pancetta o il guanciale ed era buona. Tutte ricette non inventate da me, ovviamente, però prendo spunto da varie ricette di vari canali su YouTube. Adesso vorrei fare i biscotti gocciole senza lattosio. Io ho visto fare da Mirella, ricette esatte in pochi minuti, c'era anche sua sorella che faceva i video con lei, adesso era sola, col marito comunque. Devo andare a bere. E grande Mirella, ha fatto anche le crostatine in casa, le crostatine, quelle Mulino Bianco insomma, che non ho mai fatte, però le ho sempre mangiate quando andavo a scuola, che ero piccola, minorenne, quando andavo alle medie, alle elementari, all'asilo forse anche. Quindi vorrei provare, le crostatine non le voglio provare perché non sono la mia merendina preferita. Anche se magari prima o poi una volta, già che ho le mani in pasta, farò anche le crostatine. Però preferisco la Kinder Delice come merendina se devo scegliere di quelle confezionate, ma non la so fare la Kinder Delice, non ho mai provato a farla. Però vorrei provare a fare i biscotti gocciole senza lattosio. Quello sì. Così evito di comprare i biscotti. Che oltretutto biscotti senza lattosio ce ne sono pochi o niente, pochi o nessuno. Forse biscotti riso scotti sono senza lattosio e basta, ma non ne trovo altri di biscotti confezionati che siano senza lattosio e quindi anche Mirella è intollerante al lattosio, come tanta gente, non solo lei e io anche sicuro, credo almeno, perché ogni volta che mangio il latte, i gelati, eccetera, poi sto male e quindi la panna, mamma mia. E quindi sono sicuramente intollerante al lattosio, faccio sempre attenzione a cosa compro, ma ogni tanto qualcosa con lattosio mi scappa nella spesa perché non leggo magari tutte le confezioni che compro e quindi
Devo fare più attenzione. Comunque, ci sono un sacco di ricette, di video ricette, di canali di ricette su YouTube, su Instagram, ovunque. E io prendo spunto, non posso fare tutte le ricette che vedo, però qualcuna me la sono scritta. Adesso vado a bere, la pasta è finita, ragù buonissimo. È più buono il ragù comunque la carne macinata della macelleria, invece che quella che si comprano nei negozi, comunque. C'è il sole, oggi è sabato, buon weekend. Spero vi piaccia questo video e a presto, commentate.